Si parlerà della riforma costituzionale insieme al comitato Arezzo Donne per il Sì. Il primo appuntamento è lunedì all'Arena Eden. Come è nata questa idea e soprattutto quali sono gli argomenti di cui parlerete nell'occasione? Gli argomenti sono naturalmente l'illustrazione di tutta la riforma, perché è importante che i cittadini conoscano, e quindi racconteremo la riforma. Non faremo come un racconto politico, ma racconteremo la riforma nel dettaglio. A partire da una cosa importante per la quale è nata il Comitato Donna Arezzo per il Sì, che è la modifica dell'articolo 55 della Costituzione, perché tra i tanti, come dire, motivi positivi per votare sì, almeno questo è il mio parere e il parere del Comitato, c'è anche la modifica dell'articolo 55, che è quello esattamente che introduce per quanto riguarda, quindi diventa un principio costituzionale per quanto riguarda le leggi che regoleranno la nomina, l'elezione di Camera e Senato, l'introduzione è quella che si chiama parità di genere, cioè la norma antidiscriminatoria, ossia nessuno dei due sessi può superare il 60%. Tra l'altro questa è una norma importante che diventa appunto valore costituzionale, una Costituzione che della parità di genere ha, diciamo così, in qualche modo da sempre insomma caratterizzato la nostra Costituzione. Questa, diciamo così, ulteriore elemento importantissimo arriva anche a valle di un lavoro importante che nel corso degli anni abbiamo fatto come Parlamento per quanto riguarda le leggi elettorali sia dei comuni che consigli regionali piuttosto che consiglio europeo, con l'introduzione della doppia preferenza. E questo è un elemento importante perché la riforma ha al centro la necessità di restituire maggiore efficienza e efficacia a tutto il sistema istituzionale, renderlo più capace di dare risposte celeri, risposte importanti, a rappresentanza importante dei territori. E la questione che poniamo e che riconosciamo alla modifica dell'articolo 55 è il fatto che la parità di genere, quindi istituzioni che sono rappresentate da uomini e donne, vuol dire rappresentare vari punti di vista, vuol dire essere sicuramente più capaci di dare risposte, naturalmente a questo punto di vista delle leggi e non solo, esattamente che parlino alla vita delle donne e degli uomini. E questo è un elemento di grande importanza perché la democrazia sia capace di rispondere a tutti i bisogni degli uomini, delle donne e di tutti i cittadini. Quindi vi aspettiamo. Sarà con noi la vicepresidente del Senato Valeria Fedeli, che tra l'altro è stata la presentatrice dell'emendamento che ha esattamente modificato l'articolo 55.